Questa startup geotermica ha trovato il modo di utilizzare dei pozzi come una batteria gigantesca sotterranea. Oggi vedremo insieme questo articolo che arriva da News del Mondo sulle pompe di calore. E se non l'hai ancora fatto, intanto iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco, così da ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. Ciao, benvenuto in questa nuova rubrica Pompe di calore news dal mondo. Andiamo a leggere insieme un articolo molto molto interessante sulla geotermia. Infatti, appena l'ho visto, ho detto qui bisogna fare un video e renderlo disponibile a tutti quanti. Beh, prima di iniziare, però, lascia che mi presenti. Io sono Samuele e aiuto le famiglie a vivere senza gas, cioè a trasformare le loro case in 100% elettriche. Stacchiamo proprio il contatore del gas. E lo facciamo attraverso una rete di installatori sigillo sicuro. E se anche tu vuoi eliminare la bolletta del gas, beh, vai nel link qui sopra o nella descrizione del video. L'articolo inizia proprio come questa startup geotermica ha dimostrato che i suoi pozzi possono essere utilizzati come una gigantesca batteria sotterranea. Beh, mi ha attirato subito, no, l'attenzione. Infatti, se i risultati ottenuti dalla Fervo Energy, che è questa startup, funzioneranno su scala commerciale, cioè saranno disponibili a molti, potrebbe diventare più economico e facile rendere più verde la rete elettrica. Infatti, alla fine di gennaio, questa startup che si occupa di energia geotermica ha iniziato a condurre una sperimentazione sotto il suolo desertico del Nevada settentrionale. Cosa hanno fatto? Hanno iniziato a pompare acqua a migliaia di metri di profondità e poi l'hanno tenuta lì ad osservare cosa succedesse. Beh, allora, una breve parentesi, le centrali geotermiche funzionano facendo circolare l'acqua attraverso la roccia calda in profondità sotto la superficie, cioè c'è della roccia porosa, l'acqua si insinua all'interno e poi si scalda perché queste rocce sono molto calde e arriva in superficie molto calda. E quindi nella maggior parte di impianti moderni l'acqua riemerge dal pozzo ben calda ed è facile poi convertire attraverso un refrigerante o altri fluidi, tutto questo in vapore per far girare una turbina e poi produrre elettricità. Ma loro hanno fatto un passo in più, hanno iniettato dell'acqua nel sottosuolo e cosa è successo? A un certo punto i manometri, cioè quei dispositivi che permettono di leggere la pressione, mostravano che la pressione iniziava a crescere molto rapidamente, poiché l'acqua che non aveva altro posto dove andare, iniziava a quasi a farsi spazio tra la roccia. Cioè, hanno iniettato l'acqua e piano piano si sono accorti che la pressione dell'acqua stava sempre di più aumentando perché l'acqua non trovava spazio dove andare. E quando finalmente hanno aperto la valvola del pozzo, cioè hanno iniettato l'acqua, hanno chiuso la valvola, dopo un po' hanno riaperto la valvola, la fuoriuscita di acqua è aumentata e hanno continuato a pompare acqua in maniera naturale a livelli superiori rispetto al normale per molte ore. Cioè, l'acqua è venuta su da sola attraverso questa pressione. E praticamente è come avere un compressore sottoterra gratuito, che anzi una pompa sottoterra gratuita che va a pompare acqua oltre che anche a riscaldarla. E quindi un sistema che dà energia a quest'acqua. E i risultati degli esperimenti iniziali che la MIT Technology Review riporta in esclusiva su questo tema, suggeriscono che Fervo può creare centrali geotermiche flessibili, cioè in grado di aumentare o diminuire la produzione di elettricità a seconda delle necessità. Quindi si possono creare delle macro batterie nei sottosuoli a seconda di dove c'è la necessità ed utilizzarle quando servono. Cosa ancora più importante, il sistema può immagazzinare energia per ore o addirittura giorni e restituirla in periodi analoghi, agendo così di fatto come una batteria gigante e di lunghissima durata. Ciò significa che gli impianti potrebbero interrompere la produzione quando i parchi solari, ad esempio eolici, sono attivi. Quindi il classico impianto che produce energia elettrica da fonti convenzionali può spegnersi, far andare solo parchi energia rinnovabile per accumulare energia. E così poi
fornire un flusso ricco di elettricità pulita quando queste fonti si esauriscono. Rimangono ancora ovviamente dei dubbi su quanto tutto ciò possa funzionare bene in modo economico e sicuro su scala ampia, perché questo è stato un test. Ma se Fervo, questa azienda, questa startup, riuscirà a costruire impianti commerciali, cioè di uso comune, con questa funzionalità, si potrà colmare una lacuna critica nelle reti odierne, quelle reti che trasportano energia, rendendo più economico e facile eliminare le emissioni di gas serra dai sistemi elettrici. Tim Leitmer, che è l'amministratore delegato e il cofondatore di questa startup, dice che sappiamo che la sola generazione e vendita di energia geotermica tradizionale è incredibilmente preziosa per la rete, ma col passare del tempo la nostra capacità di essere reattivi e aumentare e diminuire la potenza e di accumulare energia aumenterà ancora di più il nostro valore. Beh, pensa che in Nevada c'è l'autostrada geotermica, cioè c'è un'autostrada che corre a fianco a molti 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 pozzi geotermici, che però hanno dei vincoli sia per i costi di perforazione e anche vincoli geologici. E finora gli sviluppatori di centrali geotermiche sono stati in grado di sfruttare solo i siti più promettenti ed economici, come questo tratto del Nevada appunto, e hanno dovuto essere in grado di perforare la roccia calda, porosa e permeabile a profondità relativamente basse. La permeabilità della roccia però è essenziale per consentire che l'acqua si muova attraverso i pozzi, però se non c'è roccia permeabile tutto questo non funziona. E allora cosa hanno fatto? Beh, all'inizio degli anni 70 alcuni ricercatori hanno iniziato a dimostrare che era possibile aggirare questa limitazione e hanno scoperto che utilizzando delle tecniche di fratturazione idraulica simili a quelle oggi impiegate per l'industria del petrolio e del gas, potevano creare o allargare fessure all'interno di rocce relativamente solide e molto calde. Poi si può aggiungere dell'acqua costruendo in sostanza dei radiatori in profondità. Un sistema geotermico potenziato come questo apre la possibilità di costruire centrali elettriche in luoghi in cui la roccia non è già abbastanza permeabile e da permettere così all'acqua calda di circolare facilmente. I ricercatori del settore sostengono che da decenni, se si riuscirà a ridurre il costo di queste tecniche, si potranno aprire nuove aree del pianeta per lo sviluppo geotermico. E c'è anche poi Susan Petty, che è fondatrice dell'Alta Rock Energy con sede a Seattle, che è una delle prime startup della geotermia potenziata, che dice che se riusciamo a capire come estrarre calore dalla terra in luoghi dove non c'è già un sistema geotermico naturale in circolazione, allora abbiamo accesso a una risorsa davvero enorme. Beh, concludendo allora l'articolo, creare fratture in rocce a bassa permeabilità significa che l'acqua del sistema non può facilmente fuoriuscire in altre aree. Di conseguenza, se si chiude il sistema di pozzi e si continua a pompare acqua, si può accumulare una pressione meccanica all'interno del sistema, poiché le sezioni di roccia fratturate spingono contro la terra e le fratture sono in grado di dilatarsi e cambiare forma come quasi dei palloncini, questo spiega Norbeck. E questa pressione, che è energia, può essere utilizzata in una serie di esperimenti di modellazione. La Fervo, che è la startup che ha fatto i primi test, ha scoperto che una volta riaperta la valvola i palloncini si gonfiavano effettivamente, il flusso d'acqua aumenta e la produzione di elettricità aumenta. E se lo si carica per giorni aggiungendo acqua ma non facendola uscire, può generare elettricità a sua volta per giorni. Questo è fantastico, quindi stiamo parlando di batterie giganti sottoterra che hanno un impatto minimo e che possono permetterci di accumulare grande quantità di energia. Ci vediamo alla prossima news.